Ciao ragazzi, come state? È un po' che non faccio video. Oggi voglio parlare un po' della mia esperienza con la lingua persiana. In questo momento sono un po' in una fase, di indecisione su come proseguire. Sto imparando il persiano da tanti anni ormai, credo più o meno 3 anni. E l'ho sempre però imparato con molto relax, quindi con molta calma, senza avere, diciamo, l'ansia di dover fare in fretta per raggiungere quanto prima un livello più alto possibile. Ho sempre invece preferito impararlo con molta calma, dato che non ho la necessità di raggiungere in poco tempo un livello altissimo. Perché comunque non è che devo andare in Iran adesso e quindi mi serve saperlo parlare benissimo. Per cui lo sto imparando in maniera molto rilassata. Il problema però è che nonostante mi piaccia tantissimo la lingua persiana, ho una difficile relazione con il suo alfabeto, che prende dall'alfabeto arabo. E infatti, io sono una persona che impara le lingue, soprattutto leggendo, consumando tantissimo materiale scritto. E pertanto, dato che l'alfabeto arabo, non segna le lettere, è veramente difficile per me decifrare una parola nuova in persiano. E per questa ragione, spesso e volentieri mi lascio scoraggiare e vorrei, smettere di imparare persiano. In realtà poi non lo farei mai, non smetterei mai di imparare questa lingua perché mi piace tantissimo, mi piace come suona e mi piace un sacco anche l'Iran come paese dal punto di vista culturale e naturalistico. Per cui è una lingua che comunque voglio sapere perché un giorno, prima o poi, la userò. Inoltre amo anche la cucina iraniana e vado spesso nei ristoranti persiani e anche lì ho modo di praticare la lingua parlata. Però appunto c'è questo grande scoglio dell'alfabeto che di fatto rallenta di molto il mio processo di apprendimento, perché dato che faccio fatica a leggere, quando mi ci metto, quando provo a leggere un testo, anche se breve, perdo subito la pazienza, perché qualsiasi nuova parola non so mai come leggerla, anche perché purtroppo non ci sono grandi app di traslitterazione. Cioè, quelle che ci sono non sono molto affidabili, quindi di fatto si rimane veramente un po' in una situazione di incertezza dove non si sa se si è traslitterato nella maniera corretta e se quindi la parola si pronuncia correttamente. Pertanto, dato che esiste anche il tagico, che di fatto è una variante del persiano mutualmente intelligibile fino a circa l'80%, e questa variante usa l'alfabeto cirillico che invece conosco perfettamente, grazie alla conoscenza del russo. È da tanto tempo ormai che sto valutando di passare a imparare il tagico, quindi questa variante del persiano. Però un po' mi dispiace perché comunque vorrei andare prima o poi in vacanza in Iran, conosco anche iraniani e in un certo senso mi sembra quasi di tradirli se mi metto a imparare il tagico anziché continuare con il persiano standard. E poi appunto, non so, cioè da un lato il tagico è molto simile, però allo stesso tempo c'è una leggera differenza di pronuncia e anche poi nel lessico e credo anche nella grammatica, forse. Questo in realtà non l'ho ancora approfondito. Però diciamo qualche differenza c'è e alla fine non so, ho un po' paura, da un lato sono un po' perplesso perché ho paura di finire a parlare un mix di persiano e di tagico e in qualche modo suonare anche un po' ridicolo, non so. E niente, quindi la scelta è molto difficile su come continuare a imparare il persiano, perché vorrei imparare il lessico, arricchire il mio lessico in maniera molto rapida, cosa che invece non sta succedendo perché sono veramente in una fase di stallo da tantissimo tempo ormai. Non imparo più nuove parole proprio perché la pigrizia di mettermi a leggere un testo scritto in alfabeto persiano e anche proprio l'assenza di pazienza, sono male detto così, la mancanza di pazienza, diciamo, non mi fa più avere la voglia di mettermici dietro a leggere appunto un testo in persiano. E quindi la mia domanda è, tagico sì, tagico no? Se voi avete imparato il persiano, qual è stata la vostra esperienza? Potete raccontarla
sotto lasciando un commento. Mi raccomando, mettete mi piace al video, iscrivetevi al canale e a presto. Ciao!